Sei pronto? Un'altra volta. Tre, ah, devo due, dire, uno. Devo dire sempre quello? Sì. Allora, come ho appena detto, però non aveva schiacciato rec. Dicevo, noi contadini, parto dalla fine, noi contadini, comunque sottolineo che io non sono contadino, siamo dipendenti da caffè e nicotina. Ora, le sigarette si trovano, ma il caffè no, non ci sono i bar, è un problema. Tanto mi sei gelato il culo. Non ci sono bar, è un problema. C'è un sacco di negozi di scarpe da queste parti. E la gente è un po' triste. Però chissà perché non ci ho mai fatto caso. È vero, c'è un sacco di negozi di scarpe. Sì, no. Probabilmente bevono il caffè dentro le scarpe. Dicevo. Non ci sono, ci sono tanti negozi di scarpe perché le donne mantovane hanno 8 gambe, ok? E quattro, evidentemente 4 fighe. Delle quali 3 fittizie e una vera. Perciò non riescono, cioè si accoppiano, però è difficile beccare quella. Devi beccare i tre giorni adatti. Poi devi beccare la figa giusta, quindi o te fai 4 scopate al giorno. Tutti ma i giorni, cosa che tra l'altro lei sarebbe in grado di fare. No, io no. Ma scusa, ma le 8 gambe come le incroci? Per incrociare le gambe? Sì. È una treccia. No. questa con quella davanti, ma capito come fa? Fa tipo una catena. No, l'uomo ce l'ha solo due. L'uomo sì. L'uomo ce l'ha due. Ma devi così? No, basta allargare. Comodo. Comodo. Così, no? Insomma, tutto ciò... Tutto ciò per dire che non ci sono mantovani sotto i 40 anni, perché io non l'ho visti, non l'ho visti. Ho visto una bambina che spingeva un passeggino e quello è stato sfortunatissimo perché ha beccato la fica adatta nei tre giorni, fertili. È difficile, che sfiga proprio. E infatti non c'è banco di preservativi, perché. No, ce l'ho già bisogno. Si è spiaggiato qua dentro. Si è spiaggiato sul palco. Ammirate i problemi al fegato del Raff, che è giallo e 40 kg. Ha fatto la fine di Orietta Berti, che canta da 40 anni finché la barca va, anche 50, lui canta la festa. Ha mangiato con 4 calzari. Da, poi facciamo un video con tutti. Reclami. Sì, perché ieri hanno fatto da stanotte è iniziato l'elenco dei reclami, perché oggi pensavo come direzione dell'albergo di dare un questionario. Sono saltate fuori solo reclami e cose negative. No, il bello è che tutti li hanno detti senza mettersi d'accordo. No, allora c'è poco problema, la finestra minuscola al bagno dopo, essendo che è stato premiato. Purtroppo mangiando urani. La finestra è grossa, ma diciamo che le esalazioni maleodoranti sono più grosse della finestra. Ne volevano 3-4. Purtroppo essendo 7 non stiti, decisamente non stiti. Sì. Poi cosa manca? Lo già un senti che se andiamo secco le rap. Ma chi se ne prende? Fa trovare l'errore più tuoi amici. Ah, ma lui ne ha trovati 20 di errori. No, gli errori l'ho messo sotto sopra. Sì, tutti l'hanno detto, sì. Cioè, io so, essendo un noto esperto di sei che faccio il falegname, l'ha messo sotto sopra, ma si potrà. Anche le tradiche andare a fare il file con giuri. Non la sanno, hanno trovato che le travi non sono parallele, perpendicolari. Qua sì, un po' sì, però tipo di lì no. Cioè la trave non è la trave che è torta, il muro. Però non è perpendicolare, non vede, fa fastidio. Cioè, per esempio, cioè, non è la trave che è torta, ma il muro. Tipo io non so basso, tutto il resto del mondo. E poi cosa c'era? Ah, lei ha detto che devo far trovare un burro cacao ognuno. Sì, perché fa caldo. No, caldo su sta casa, per carità, a proposito, il discorso dei riscaldamenti su sta città è praticamente l'inverno, maniche corte e costume in casa, e d'estate probabilmente
probabilmente tutti, tutti con la pelle d'oca, il pittolino piccolo piccolo piccolo. Oddio, stavo scendendo con la... mi è venuto... sto dicendo piccolo piccolo piccolo, tu giustamente... Ma cosa dici? Brava, ha nominato la legge dell'aereo. Vado a vedere se russa. Ma non russa. Sto pensando. Comunque c'è il troverello.